tre gol ci voleva una gita in montagna per farli. L'ossigeno, l'aria buona. No, sono contento, a parte questo piccolo problemino a flessore, però sono contento, dai. Cosa è stato allungandoti per l'ultima No, ma volta? avevo sentito che mi si iniziava un pochino a indurire il muscolo su un calcio d'angolo, poi piano piano vedevo che piaggiolavo, allora ho approfittato. Ho detto meglio che esco, devo evitare qualsiasi problema. Speriamo L'aria fresca, comunque se indurendosi il muscolo fai tre gol, sperare che sì. facciano un po' Speriamo. No, però è andata bene, era un bel test che ci teniamo comunque a girare la provincia. Siamo venuti qua, l'aria buona, l'ossigeno pure, quindi. messo, diciamo, trequartista. Beh, dai, inizio a divertirmi, dai. Quel ruolo sempre fatto, mi è sempre piaciuto, quindi riesco ad esprimere il meglio. Quindi ti candidi anche per la, diciamo, la Pool Scudetto e E oltre. oltre, sì, sempre. Vabbè, domenica si parlerà di festa, l'avversario non è di quelli più, chiaro, le partite vanno sempre prese con impegno, però non è di quelli che possa far tremare i polsi. Però hanno degli stimoli importanti perché vedendo la classifica hanno bisogno di punti e quindi dobbiamo stare sempre in guardia di queste partite. Loro si può pensare che possono avere più stimoli di noi perché hanno un obiettivo da raggiungere e noi l'abbiamo già raggiunto, però ormai l'abbiamo detto più volte, noi abbiamo l'imbattibilità assolutamente da mantenere. Poi ci teniamo veramente tantissimo alla Pool Scudetto perché è un premio che i tifosi meritano. Senti, ci potrebbe essere la possibilità di andare a giocare in uno stadio, tra virgolette, serio e caldo come quello di San Benedetto. Potrebbe allettarvi questa No, cosa. io ci ho giocato già un paio di volte lì a San Benedetto, un bello stadio, una bella tifoseria, un bel pubblico. E sarà anche una bella squadra perché comunque ha dominato il proprio girone. La Pool Scudetto è sempre bella perché inizia ad avere un assaggio di quello che può essere la Lega Pro. Ti ringrazio. Tu come te la immagini la Lega Pro? Beh, me la immagino come l'ho lasciata, un campionato duro, un campionato dove c'è più qualità, dove le squadre si difendono bene e poi quando ripartono hanno qualità in attacco. Quindi il Parma è sempre il Parma, anche in Lega Pro, no? Quindi le squadre magari possono venire a difendersi con la consapevolezza che in attacco hanno dei giocatori importanti che possono far male. Senti, prima si parlava di andare oltre, no? So che magari c'è da tenere d'occhio questi obiettivi imbattibilità, più scudetto, non avete ancora parlato con la società. Le tue sensazioni quali sono? Beh, la mia sensazione è che penso che la società, per come si è dimostrata competente, ha le idee ben chiare e quindi penso si stia muovendo nel modo giusto. A noi ancora non ci è stato detto niente, ma come è giusto che sia, perché abbiamo altri due obiettivi da portare avanti e tutti dobbiamo stare sul pezzo per dimostrare di valere questa maglia e la Lega Pro. Perfetto, grazie. Grazie Fabio. Yeah.